Vorrei cominciare portando il mio augurio e il mio saluto più affettuoso alla CGIL nell'occasione del suo primo centenario. Io ho vissuto moltissimi anni negli ultimi due secoli, ma devo dire che il ricordo più forte di tutta la mia vita è stato quello della presenza e del lavoro nella CGIL. Quando ci penso, quando penso anche alle vicende politiche che hanno percorso tutta la mia lunga esistenza, a me rimane sempre quest'idea che nel lavoro della CGIL c'era qualche verità nella quale continuo a credere nel modo più assoluto. Mentre tutte le cose possono vacillare, quella non vacilla. La fedeltà alla CGIL. Voglio confermarlo ancora in questa occasione. Io sono entrato molto giovane alla Costituente, subito dopo la guerra di liberazione, però devo dire che io avevo dietro di me già molte vicende, ero già un vecchio antifascista, fin da giovane io ero stato molto combattivo come antifascista e questo mi era rimasto nella vita. Ma l'arrivo alla Costituente, naturalmente io ero molto contento, ero giovane, ero molto contento di essere, subito mi pareva di essere diventato un'autorità, mentre non lo ero, ero un semplice costituente come molti, però il clima era molto positivo, nel senso che c'erano dei conflitti molto forti nella Costituente, erano i conflitti fra la destra e la sinistra e con accenti molto duri, spesso anche molto personali. Ma la cosa che mi colpì subito fu che mentre al mattino si discuteva della politica di governo, quindi con la destra, fra la destra e una, con un forte conflitto fra destra e sinistra, nel pomeriggio si lavorava per le regole e queste regole noi lavoravamo serenamente, cioè quando ci impegnavamo nelle regole diventavamo tutti, per così dire, in qualche modo amici fra noi. Ecco, questo clima, direi, il clima della, come dire, della coesistenza, di ricercare dei motivi di coesistenza, mi pare sia largamente perduto. E questo è molto triste, perché non è vero che non, il conflitto c'era e rimane, ma c'è sempre la necessità di superare il conflitto, cioè di vedere le cose nelle quali possiamo andare d'accordo. Negli ultimi anni in Italia, io ormai sono fuori dalla politica da parecchi anni, però soffro molto di vedere questo governo che in ogni caso pretende di affermare i propri, non dico i propri diritti, ma i propri privilegi nei confronti della popolazione. Questa è una cosa che mi disturba profondamente. Un governo può benissimo confrontarsi in termini polemici con la popolazione, ma ha dei doveri che sono doveri di coesistenza. La coesistenza è per me una condizione di assoluta necessità. Se non si vive su questo, per questo che io mi auguro caldamente che se avremo un cambiamento di governo, come è probabile, quando avremo un cambiamento di governo, il problema per noi non è quello di vendicarci o di dare del rancore, ma di dare dei modelli, di fornire dei modelli diversi di coesistenza. Questo è l'ambito che sta davanti a noi. Noi dobbiamo offrire agli italiani, dei modelli diversi di coesistenza, cioè di rispetto reciproco, anche di difesa intransigente dei propri interessi. Questo sì, io non discuto la difesa intransigente dei propri interessi, ma una volta affermata la difesa dei propri interessi, bisogna riuscire a cercare delle formule di coesistenza, di pacifica e coesistenza. Io, questa è una
è un senso di sofferenza che io ho rispetto al presente e vorrei che, spero che possa essere modificato mentre sono ancora in vita. Mi piacerebbe di poterlo vedere mentre sono ancora in vita. Certo, il problema dell'autonomia andrebbe approfondito perché non è facile, è un tema difficile, io lo sento difficile, proprio perché fin da giovane ho creduto nell'autonomia, però ho capito che l'autonomia ha molte facce e queste facce devono essere tutte in qualche modo valorizzate, non possono essere ignorate. Io allora credevo molto nell'autonomia, cioè mi sarebbe parso strano che un partito potesse decidere dal centro quelli che devono diventare i suoi parlamentari. I parlamentari devono essere in qualche modo, e questo, se mi permette, io credo che l'esperienza recente, molto recente, delle primarie, ha rappresentato una cosa bellissima a mio giudizio, cioè di una volontà popolare di affermare la propria volontà di esistere politicamente. Questa è una cosa preziosa che bisognerebbe difendere con le unghie e i denti, quella che i cittadini possano pensare al loro futuro e non sentirsi puramente governati da altri. Ecco, io penso che il problema è quello di governarsi, non soltanto di essere governati. La democrazia economica per prima cosa vuol dire una cosa, che uno non pensa le cose puramente in termini di egoismo. Uno non pensa semplicemente cosa deve fare per salvare i propri interessi di fronte alla giustizia o di fronte alla... questo non è concepibile. Il primo dovere è quello di pensare all'economia come una cosa di tutti. Poi si vede come si può regolare, ma bisogna partire dal dato che io non parto da me stesso, ma parto da tutti. E solo partendo da tutti io posso pensare alla democrazia economica, se no non penso a nulla. Anche a livello di fabbrica i lavoratori potevano dire la loro. Poi potevano anche non ottenere quello che chiedevano, però avevano la possibilità di battersi per ottenerlo. Erano i consigli di fabbrica. E quindi abbiamo rinunciato a queste cose, abbiamo rinunciato a tutto. E questa è una cosa alla quale io non mi rassegno. Perché abbiamo rinunciato anche, io credo che abbiamo anche rinunciato probabilmente alla varietà di soluzioni, la nostra immobilità nell'aspetto della contrattazione ci nuoce. Non si può star fermi, bisogna muoversi. E per muoversi bisogna sapere andare avanti e correre il rischio anche di perdere qualcosa. Ma quando noi negli anni 60 e 70 abbiamo portato talmente avanti le cose nei salari, nelle condizioni di lavoro, l'abbiamo fatto correndo tutti i rischi che erano necessari. Oggi bisognerebbe avere questo coraggio di correre i rischi. Questi rischi, secondo me, non li corriamo. Quello negli anni i consigli di gestione erano una pura apparenza. No, la cosa importante non furono i consigli di gestione, furono i consigli di fabbrica negli anni 60 e 70. Quelli furono veramente una cosa importante di democrazia. I consigli di gestione erano delle forme un po' apparenti. Un'esperienza nata già... Sì, prendevano dei modelli... che uscivano da esperienze molto combattive che c'erano state in Inghilterra e si cercava di pacificare le cose con delle formule. No, invece i consigli di fabbrica degli anni 60 e 70, queste furono veramente una cosa importante.